Professoressa Villa, come funziona il laser e quali sono gli ambiti di applicazione? Allora, il laser è una tecnologia abbastanza, non è così recente, non è così, ma nella sua applicazione ginecologica è abbastanza recente. È un'onda di energia che sta nell'ambito degli ultrarossi e ultravioletti, viene utilizzata perché a livello ginecologico possiamo trattare alcune patologie che riguardano la menopausa in particolare. Possiamo trattare queste patologie con uno strumento, diciamo, fisico, fra virgolette. In particolare le patologie sono quelle dell'atrofia vulvo-vaginale della menopausa e di quella che noi definiamo come ginecologi modernamente la sindrome genito-urinaria, cioè insieme ai problemi legati all'atrofia vaginale, alla secchezza vaginale che compare in menopausa, ci sono una serie di problemi che sono legati, per esempio, anche alla lieve incontinenza urinaria, all'aumento della frequenza delle infezioni vaginali o delle infezioni urinarie e ai problemi che l'atrofia vaginale comporta anche nella sfera sessuale. Quindi abbiamo a disposizione un trattamento che induce un calore, un'azione termica molto localizzata a livello della mucosa vulvare e della mucosa vaginale, permettendo un ripristino di una situazione quale era quella precedente alla menopausa. Ci sono naturalmente a disposizione per il trattamento di queste patologie anche altri dispositivi, per esempio tante creme, ovuli, trattamenti ormonali locali, trattamenti non ormonali locali. Si tratta a questo punto di saper fare una scelta di qual è la terapia migliore per quella paziente, per le esigenze di quella paziente. Il laser ha dimostrato ultimamente, anche con degli studi della letteratura scientifica, di essere efficace almeno quanto altri tipi di trattamenti che abbiamo sempre utilizzato. Una seduta è risolutiva o va ripetuto e poi è doloroso per la paziente oppure no? Dunque, una seduta generalmente non è risolutiva perché l'atrofia vulvo-vaginale è una patologia, è una situazione, una condizione cronica che se non viene trattata peggiora. Il trattamento quindi, come anche il trattamento ormonale o non ormonale, deve essere un trattamento cronico continuato. Attualmente noi utilizziamo dei protocolli per cui si fanno una seduta ogni 30-40 giorni per 3-4 sedute. Chiaramente questo andrebbe poi ripetuto annualmente. In genere 3 sedute sono sufficienti. È fastidioso, non direi doloroso, non è un intervento, non sono delle tecnologie così invasive, però leggermente fastidioso può esserlo, almeno per alcuni tipi di energie che vengono utilizzate quando queste sono un pochino più importanti. Si può ripetere, non comporta nessuna limitazione delle attività quotidiane, comporta un po' di attenzione, magari noi suggeriamo di fare delle applicazioni locali di alcune creme emollienti o idratanti, ma assolutamente niente di particolare. E dicevamo appunto che la menopausa è caratterizzata da atrofia vaginale che incide anche chiaramente sulla vita sessuale. Secondo la sua esperienza, le donne fanno ancora difficoltà a parlare di questo? Che esperienza diretta ci può raccontare? Sì, dunque, senz'altro questo è un aspetto della alterata funzione anche sessuale conseguente a queste situazioni anatomiche che si vengono a consolidare nel corso della menopausa. Direi che non è così semplice parlare di questi argomenti con le pazienti, ma sempre di più sono loro che vengono direttamente a porre come un quesito importante per la loro salute anche questo, perché hanno chiaramente compreso quanto siano legate a queste situazioni. Mentre una volta era un po' un tabù parlare dell'attività sessuale o della vita sessuale, perché poi si entra in un discorso che coinvolge un pochino anche l'intimo della paziente, oggi lo è molto di meno anche per la mia esperienza. In ogni caso sia la secchezza vaginale che l'alterata funzione sessuale sono proprio ormai nell'ambito di uno di quelli che sono proprio i sintomi evidenti e che possono essere riportati dalla paziente, ma che noi dobbiamo indagare come medici. I sintomi della menopausa. La menopausa naturalmente può essere anche precoce, può essere precoce fisiologica
cominciare molto prima rispetto all'età media, che è intorno ai 50 anni, anche intorno ai 40 o sotto ai 40 anni, e può essere anche una menopausa indotta, come vedremo, indotta da molti trattamenti oncologici, sia chemioterapici che radioterapici che chirurgici veri e propri. Quindi i pazienti giovani si trovano con queste problematiche, che sono le problematiche dell'atrofia, della secchezza vaginale, della lieve incontinenza urinaria, tutto quello che abbiamo detto. E soprattutto quindi in queste pazienti la disfunzione sessuale diventa un argomento molto importante e l'utilizzo del laser ci offre una possibilità in più, soprattutto per le pazienti giovani e per le pazienti appunto oncologiche. Dottoressa Foti, spesso a seguito dei trattamenti oncologici le donne allo stesso modo lamentano secchezza vaginale, atrofia, altri problemi anche nella menzione. I prodotti ad uso locale però non sono sempre così definitivi o tollerati perlomeno. Questo laser può essere davvero la risoluzione al problema? Le pazienti oncologiche molto spesso hanno una situazione di menopausa indotta e quindi presentano sintomatologia simile a quella di una donna in menopausa e quindi con una carenza estrogenica e in particolar modo lamentano sintomi di secchezza vaginale, di atrofia, di dispareunia come l'atrofia vaginale. E, si possono utilizzare dei presidi locali come gel, ovuli, soprattutto lubrificanti, idratanti, ma non terapie ormonali molto spesso, per cui queste sono terapie sintomatiche che non risolvono il problema. Il laser vaginale invece, che è stato utilizzato già da diversi anni, può aiutare la donna che ha avuto un tumore, sia un tumore della mammella ma anche un tumore ginecologico, proprio a eliminare questa sintomatologia, quindi a ripristinare in qualche modo una mucosa vaginale idratata e lubrificata e quindi eliminare anche le cistiti o le infezioni ricorrenti o le lievi incontinenze urinarie. Quante sedute di media, se si può fare una stima, occorrono e il trattamento è in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale? Allora, le sedute in genere sono tre sedute a distanza di 30-40 giorni una dall'altro. Una seduta dura 15-20 minuti e si consiglia di effettuare a volte una quarta seduta dipendentemente dal grado e dalla severità dell'atrofia vaginale e anche una seduta annuale di mantenimento. E, le sedute vengono effettuate in ambulatorio, non, in genere non sono dolorose, non hanno bisogno di anestesia, non c'è bisogno di una preparazione particolare, se non noi consigliamo una visita ginecologica e un pap test proprio per evitare se ci sono delle problematiche, delle patologie vaginali. E non ha effetti collaterali e non ci sono controindicazioni, proprio per questo viene utilizzato nelle pazienti che non possono fare terapia ormonale come le pazienti oncologiche. E per quanto riguarda invece la convenzione, in questo momento non c'è una convenzione della Regione Lazio per questo tipo di trattamento, per cui è un trattamento che in questo momento si fa con regime privato, quindi a pagamento.